capiterà a tutti di avere un problema, nel senso che riceviamo magari una bolletta o un qualsiasi tipo di documento che contiene degli errori. In caso di bollette, facciamo questo esempio, cosa dobbiamo fare per dimostrare naturalmente le nostre ragioni all'azienda che ce l'ha inviata? Allora, la cosa più semplice da fare è eventualmente contattare il call center, però noi preferiamo sempre che vi sia una traccia di quello che facciamo, quindi quello che vi consiglio è di fare un semplice reclamo. È davvero semplice, nel senso che dovete mettere semplicemente i vostri dati, numero cliente per farvi riconoscere immediatamente e scrivere quello che è successo, quali sono le vostre ragioni, dopodiché inviarlo con una raccomandata con ricevuta di ritorno, con un fax o con una PEC. Perché questi tre modalità? Perché sono le uniche che vi danno la certezza che chi doveva ricevere ha ricevuto davvero la vostra comunicazione. Una volta fatto questo, bisogna attendere determinati giorni, per esempio 30-60 giorni per i mercati, come ad esempio quello telefonico. Invece per i mercati tutelati come la luce elettrica e il gas, la tempistica, o anche l'acqua, la tempistica è di 40 giorni. Da questo punto di vista, una volta che ricevete la risposta, se la risposta è soddisfacente, è chiusa la questione. Ma se la risposta non è soddisfacente oppure non ricevete risposta, allora avete un altro step che potete utilizzare per naturalmente far valere le vostre ragioni. Lo step successivo è quella che viene tecnicamente chiamata fase stragiudiziale. Dal punto di vista più semplice, anche dal punto di vista nostro, è una semplice conciliazione. Semplice perché? Perché per l'utente una conciliazione non ha un costo, ovvero il nostro associato può utilizzare il servizio di conciliazione gratuitamente. Avrà naturalmente la possibilità di, attraverso il conciliatore, confrontarsi con l'azienda, trovare un accordo, è una via di mezzo tra le nostre e le loro posizioni, e quindi riuscire ad avere in tempi anche brevi una risposta, speriamo sempre soddisfacente, alle proprie rimostranze.